Dottor Faini, partiamo un po' dallo scenario generale di mercato. Quali sono i segnali che arrivano e quindi di conseguenza come vi muovete come società? Beh, gli scenari di mercato che ci pervengono sono positivi, oramai da, diciamo, un paio d'anni abbondanti a questa parte, un po' in tutti i settori. Ecco, se andiamo a analizzare sia il settore logistico che il settore uffici che il settore retail alberghiero, riscontriamo che c'è un fermento importante in Italia in generale. Ecco, se parliamo di uffici, ovviamente focus Milano, ma in generale diciamo che confermo un orientamento molto positivo. E in prospettiva vede dei rischi legati alla prossima scadenza elettorale della primavera o ormai gli investitori sono abituati a una certa instabilità politica in Italia? Beh, vediamo che da colloqui che abbiamo avuto anche recenti con investitori istituzionali sono ormai preparati, ecco, a questo tipo di dinamica in Italia. Non è un fattore che spaventa più di tanto gli investitori, anche perché comunque la ripresa in Italia ormai è un dato di fatto che c'è. Dal 2015 ad oggi abbiamo riscontrato in tutti i settori, come dicevamo prima, una buona ripresa e gli investitori sono molto fiduciosi sul fatto che l'Italia possa dare dei rendimenti e delle soddisfazioni a livello di investimento. Questo nel comparto ufficio, ovviamente Milano principalmente, nel comparto logistico tutta Italia, perché riscontriamo che c'è una domanda, una crescita un po' generalizzata sul nord e centro, però c'è tutto anche un fermento a livello di porti e interporti. Che sicuramente riserverà anche delle riprese per quanto riguarda la parte sud Italia. Settore alberghiero, le principali città sono quelle che sono interessate oggi agli investitori e quindi diciamo in generale riscontriamo una pressione, sino a qualche tempo fa era un po' in negativo, adesso c'è una controtendenza al positivo, proprio nell'aria lo si respira e quindi in generale il mondo immobiliare adesso sta vivendo un momento positivo. Dottor Valdamiri, abbiamo appena sentito il settore alberghiero. Sappiamo dalla sua fresca nomina al responsabile dell'hospitality come si inquadra nel percorso di crescita della società. Quindi, in concreto, cosa farete in questo ambito? Beh, direi che l'attività di World Capital nel settore alberghiero era già abbastanza consistente. Il mio arrivo cercherà di portare ad un livello ancora superiore questa, diciamo, questa attività. Al momento abbiamo un numero molto elevato di richieste che rimangono tuttora insoddisfatte. Abbiamo più di 140 potenziali clienti che sono interessati a rilevare un'azienda, affittare un albergo, comprare un albergo piccolo, grande, a Milano, a Roma, anche in destinazioni turistiche. Quindi quello che oggi il mercato propone è molto positivo da un punto di vista della domanda. Purtroppo abbiamo un'offerta scarsa, cioè l'offerta di qualità è abbastanza carente e quindi siamo un po' alla ricerca di trovare un prodotto che sia coerente con la richiesta del mercato. Quindi il mercato cosa chiede l'investitore? Già un immobile pronto? Oppure, visto che da tempo si dice che in Italia il mercato dell'alberghiero è molto frammentato, c'è disponibilità a investire per riqualificare e poi valorizzare? Dipende molto dal tipo di investimento. Se è un investimento oltre una certa fascia, cioè parliamo di valori consistenti, sopra un determinato numero di milioni di euro, che riguarda una certa tipologia di investitore più istituzionale, la tendenza è trovare operazioni o perfette, quindi pronte per essere messe a reddito, oppure invece uno sviluppo che permetta dei markup e quindi una crescita e una valorizzazione nel breve periodo. Se invece parliamo di strutture di dimensioni più piccole, cioè per investitori più dal lato operativo che non dell'investimento a fini di redditività pura, ma a fini gestionali, allora il mercato diciamo che ricerca un po' tutte le soluzioni. Quindi, anche alberghi che magari richiedono piccoli interventi di riqualificazioni, soprattutto per essere riposizionati in funzione dell'operatore. Torniamo su Faini, in particolare voi cosa fate per gli investitori che cercano immobili in Italia? Beh, noi il servizio che offriamo agli investitori è globale, dal punto di vista, diciamo, partendo dalla consulenza e quindi principalmente attività che consiste nelle agency opinion, studi di fattibilità,
tutto quello che riguarda il mondo del consulting, che assiste l'investitore che ha già un suo immobile e quindi necessita di qualcuno che li accompagni in un percorso di rivalorizzazione, di vendita, e questa è una parte legata alla consulenza, più tutta la parte legata al letting e capital market, dove assistiamo clienti interessati alla locazione o alla vendita di immobili o investitori che possono essere di piccolo o medio taglio, quindi privati e società o fondi di investimento che sono interessati a ricercare delle opportunità di investimento. All'interno del gruppo poi abbiamo un dipartimento che si occupa di ricerca, che è molto collaudato negli anni, che ogni mese realizza dei report nei vari settori. Uno dei più diciamo, ricercati dal mercato è quello sulla logistica, l'osservatorio che portiamo avanti oramai da tempo anche con l'ente di ricerca e sviluppo che è Nomisma, più tutti gli altri report che portiamo avanti negli altri settori, dal retail, Confederazione Italiana Moda, uffici e anche adesso con l'ingresso di Emilio anche la parte alberghiera verrà sicuramente sviluppata parecchio. Sì. Concludiamo tornando sul tema degli alberghi. Sappiamo che molte strutture sono alla vigilia del passaggio generazionale, che potrebbe comportare anche la cessione delle strutture magari a grandi investitori. Cosa manca per facilitare un maggior numero di compravendite? Trasparenza. Oggi molti albergatori, diciamo generazionalmente al passaggio dai genitori ai figli, trovano difficoltà a aprirsi al mercato. Sono abituati da anni, decenni forse, ad agire in un determinato modo e aprirsi a un mercato che oggi richiede trasparenza, numeri, coerenza, valori, importi, fanno ancora molta fatica. E quindi direi che il problema è proprio sostanzialmente questo. Lo ritroviamo in moltissimi casi e facciamo spesso fatica a ottenere informazioni che invece per la domanda sono del tutto essenziali. Proprio per questo motivo stiamo cercando di dare, attraverso un rapporto che presenteremo nei prossimi mesi, anche un inquadramento che aiuti anche gli operatori, cioè i proprietari, a capire bene quali sono le necessità degli investitori.